Il giorno del ricordo, che si celebra il 10 febbraio ma che a riposto è slittato di qualche giorno per la concomitanza con le feste carnascialesche, nell'ambito del quale si rinnova la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, è stato il tema portante di una conferenza che si è tenuta questa mattina nel Salone del Vascello del Municipio. Alla conferenza ha preso parte una nutrita rappresentanza di studenti delle scuole del territorio ripostese. Sono intervenuti il sindaco Enzo Caragliano e la docente di storia e filosofia Irene Giuffrida. Sì, si è svolta questa discussione con i ragazzi delle scuole in memoria della giornata del ricordo del 10 febbraio. Abbiamo discusso, ci siamo confrontati su diversi temi, cercando di analizzare il fatto storico anche con un'adeguata riflessione etica intorno a questi argomenti. Un messaggio che deve passare costante, una memoria che può passare ai giovani e va ripetuta anno per anno, perché al pari di tutte le altre persecuzioni è una giornata non solo indimenticabile, ma ci dà una morale. C'è una convivenza dei popoli, c'è un rapporto libero, c'è un interscambio. Non a caso sono nate le carte costituzionali, sono nate le carte di diritto dell'uomo. Oggi ci sono ancora persecuzioni, queste migrazioni di popoli che non hanno nessuna giustificazione. In questo mondo, diciamo, che si proietta per il futuro per una grande espansione, per grandi conquiste economiche e quant'altro, ma soprattutto il messaggio è uno: noi non apprezziamo a fondo quella che è la libertà, perché è impalpabile, ma noi godiamo una libertà immensa, la libertà del nostro pensiero.